Si chiama Sky Pool e rilancia lo sfruttamento dell'energia del vento, antica quanto l'uomo, in una dimensione decisamente futuribile. È un drone aquilone ideato da una startup ticinese, un inedito primato tecnologico del cantone. Ad un prototipo di questo tipo, che potrebbe avere diversi metri di apertura alare, stanno lavorando anche alcune grandi compagnie multinazionali. Quello che si sta sperimentando in Ticino misura 1,5 metri, sfrutta i venti in quota a 600 metri d'altezza, attaccato a un lungo cavo in dinema, e ha superato in autunno una importante serie di test sulla cresta ventosa del Monte Bar. Il progettista di Sky Pool, l'ingegnere aeronautico Aldo Cattano, non nasconde il proprio entusiasmo. Sky Pool è un drone, soprattutto nella fase di decollo da terra. Una volta in volo diventa un aquilone e grazie al vento tira un cavo e questo cavo viene srotolato, ma srotolamento è frenato e la frenatura produce energia. Sono oltre 100 nel mondo i progetti che affrontano in maniera anche molto fantasiosa e decisamente rivoluzionaria la sfida di sfruttare il vento portandosi in alta quota. Il progetto ticinese Sky Pool è in piena corsa e ha un preciso piano di sviluppo. Una volta che il drone, facendo degli otto, è andato in su, plana, torna verso il generatore a terra e questo può riniziare un ciclo. Quindi è una turbina eolica a bassissimo impatto ambientale e quindi è come un aliante che vola sopra le nostre teste, che è normale in montagna che ci siano degli alianti e nessuno se ne accorge. Passeremo a 1,5 di 60 kW, 100 kW con 6 metri di apertura alare e lo step successivo sarà arrivare a 16 metri con 1 MW di potenza. Lì avremo proprio 1,5 che sarà nella stessa classe delle turbine eoliche e potremo cominciare a pensare a competere con loro o installare nello stesso luogo dove loro lo installano. Affidato ad avveniristiche turbine automatiche volanti, il futuro dell'eolico sembra destinato a salire ancora più in alto, fino alla cima delle montagne, laddove il vento soffia più forte.